La seduta è ripresa. Invito il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno. Grazie, grazie Presidente. Allora, ordine del giorno numero 1, Pellegrino Zaratti. Abbiamo una riformulazione. Impegna il governo a stanziare compatibilmente con i vincoli di bilancio, e poi prosegue. E poi nel secondo punto dell'impegno a valutare l'opportunità di prevedere. Bene, 1, 2 Zaratti. Parere contrario. 3 Nastri. Parere favorevole. 4 Segoni. Parere favorevole. 5 Covello. Parere favorevole. 6 Fedriga. Qui c'è una riformulazione nell'impegno, impegna il governo a valutare l'opportunità di intraprendere le opportune iniziative, eccetera. 7 Guidesi. Anche qui una riformulazione, impegna il governo a valutare l'opportunità di dichiarare nell'immediato. Il punto successivo va rimosso, si tratta di una disposizione di dettaglio, e l'ultimo punto a valutare l'opportunità di adottare. Bene, 8 Grimoldi. Questo Grimoldi ha una riformulazione, impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative compatibilmente con i vincoli di bilancio e poi prosegue. 9 Pini Gianluca. Questo viene accolto come riformulazione previa, chiedo scusa, viene accolto come raccomandazione previa una riformulazione. A valutare l'opportunità nell'ambito dei programmi di finanziamento e compatibilmente con i vincoli di bilancio, che prosegue. E nel secondo punto a valutare l'opportunità di avviare misure volte all'assegnazione dei risarcimenti, eccetera. 10 Carrescia. 10 Carrescia, anche qui una riformulazione, impegna il governo a valutare l'opportunità di intensificare il rapporto di collaborazione e nel secondo punto a valutare l'opportunità di adottare gli atti necessari a garantire e prosegue. 11 Zolezzi. 11 Zolezzi, il parere è favorevole. 12 Terzoni. Anche in questo caso il parere è favorevole. 13 Daga. Favorevole. 14 Busto. Riformulazione, impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la programmazione. 15 De Rosa. 15 De Rosa è favorevole. 16 Micillo. Allora, 16 Micillo, c'è solo una correzione formale, il punto, dopo il punto C segue il punto D. Va bene. 17 Giulietti. 17 Giulietti è favorevole. 18 Taricco. 18 Taricco, c'è una riformulazione, impegna il governo a valutare l'opportunità di inserire nei decreti legislativi. Sì, 19 Pili. Allora, 19 Pili viene accolto con raccomandazione previa riformulazione. C'è il secondo punto dell'impegno a valutare la possibilità di stanziare compatibilmente con i vincoli di bilancio le risorse necessarie, eccetera. L'ultimo punto, un punto di dettaglio che quindi chiediamo sia rimosso. 20 Braga. 20 Braga, favorevole. 21 Giovanna Sanna. 21 Giovanna Sanna, favorevole. 22 Dell'Ai. Parere contrario. Allora, a questo punto passiamo ai voti degli ordini del giorno. Il primo c'è una proposta di riformulazione, onorevole Pelle, che va bene. Il secondo c'è un parere contrario, lo mettiamo ai voti? Sì. Allora, prego i colleghi di prendere posto perché stiamo per votare. Ordine del giorno numero 2 Zaratti, parere contrario. È aperta la votazione. Stella Bianchi. Ci siamo?